Ricordo innanzitutto le vicende che portano, ma forse ne parlerò verso la fine della trasmissione, alla pederastia. So che qualcuno approva, qualcun altro gli piace un po' meno, però il problema è che esistono dei prezzi che vanno pagati al sistema in cui viviamo e ogni stregone o apprendista stregone deve fare dei regali alla vita. E io faccio il mio regalo, e il mio regalo è che nessuno possa più impedire a un altro di costruire se stesso nell'infinito. Ma non è di questo che voglio parlare. Quello che voglio parlare è la capacità degli uomini di vivere il crogiolo dello stregone. E cosa comporta il fatto che le persone non vivano il crogiolo dello stregone nella loro realtà quotidiana? Comporta un grado di follia psichica che è altissimo. Voi dovete mettervi un po' in queste condizioni. Avete dentro ogni persona il patrimonio di tutte le tensioni e di tutta la genetica, di tutti gli sforzi, di tutte le passioni che la specie ha sviluppato e ha trasformato nel corso di milioni di anni. Cioè, il fatto di dire noi siamo il prodotto di trasformazioni di milioni, milioni e milioni di anni non è una cosa gratuita, ma è una trasformazione completa del nostro modo di vedere la vita. Perché? Perché se ogni generazione che è passata da me guardando indietro per milioni e milioni e milioni di anni ha aggiunto qualcosa sia al patrimonio genetico, sia le mie tensioni, sia il mio modo di guardare la vita, e qualcun'altra ha tolto qualcosa, cioè qualcun'altra ha lavorato per mettere in ginocchio, io sono il prodotto di una delle più grandi guerre che sia avvenuta sulla faccia di questo pianeta. E la finalità di tutte queste guerre sono io. In pratica, io sono l'espressione, come ognuno di voi del resto, delle contraddizioni che Marte ha imposto sulla faccia di questo pianeta. Ebbene, mentre un intero pianeta vive per sfida, noi ci possiamo permettere di vivere per supplica. Ma ne siamo sicuri? Cioè, siamo sicuri che noi ci possiamo permettere di vivere come il cristianesimo ci obbliga a vivere? Cosa succede se le mie tensioni, tensioni di libertà, le mie passioni, i miei desideri, la mia sessualità, il mio piacere, le mie passioni sociali vengono bloccate? Significa che non ho più la capacità di guardare il futuro. Cioè, anziché vivere in funzione del futuro, progettare il futuro, vivo mordendomi una coda e cortocircuitando tutte le mie tensioni e tutte le mie passioni. Se io non guardo il futuro, non mi espando. Però il fatto che io non mi espanda non è una scelta gratuita, perché tutte le forze dentro di me tendono ad espandersi. Quelle forze dentro di me chiedono una risposta alle tensioni di espansioni, ma io non gliele do, non soddisfo quei bisogni. Pertanto cos'è che io vado a costruire nella mia vita, nel mio modo di essere, quando delle forze mi spingono ad esprimerle e io non le esprimo, anzi le faccio tacere? Quelle forze non sono un qualcosa che mi sono inventato io, sono le forze della vita che hanno mantenuto, fatto crescere la vita fino a quando la vita era nel brodo primordiale. E la vita, nel crescere, nel trasformarsi, nel aggiungere le sue trasformazioni a quelle forze, ha dato delle risposte, delle valvole di sfogo. Cioè quelle forze, manifestando se stesse e fatte manifestare attraverso il singolo individuo, qualunque sia la sua forma, qualunque sia la sua specie, qualunque cosa noi avremmo potuto essere, hanno portato l'individuo proprio a uscire dal brodo primordiale, a diventare due cellule, tre cellule, a diventare un individuo bisessuato,
l'hanno portato a diventare un piccolo rettile, magari era un pesce, magari qualcos'altro, e c'era una trasformazione continua che per milioni di anni ci ha portato ad essere quello che siamo. Ma quello che siamo lo dobbiamo alle risposte che noi abbiamo dato nell'oggettività in cui viviamo, alle tensioni che avevamo dentro. E la prima tensione, i primi bisogni, le prime intuizioni che ha avuto la prima cellula, tutto il resto è stata una risposta per sedimentazione, sedimentazione ed aggregazione. La prima cellula aveva bisogno di espandersi, ma di espandersi sia come conoscenza, sia come tensione, sia come emozione e sia come nutrimento. Ma tutte queste tensioni che lei aveva dentro le ha soddisfatte agendo nel suo mondo. Bene, se noi non agiamo nel nostro mondo rispettando queste tensioni, cosa provochiamo nel mondo? Cioè, noi stiamo tentando di uccidere il Dio che cresce dentro di noi. E quando quel Dio che cresce dentro di noi, noi lo acquietiamo, gli impediamo di esprimersi, gli impediamo di essere se stesso nell'oggettività in cui viviamo, cos'è che abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto la distruzione di noi stessi, il fatto che noi stessi andiamo fuori di testa, immettiamo nel mondo tutta una serie di patologie e dopo succede quello che succede. E vediamoci cosa ci succede. Allora, io qui ho un piccolo articoletto del Vivere Sani e Belli. Antidepressivi provocano tumore al cervello? La notizia pubblicata sul quotidiano inglese The Independent arriva da un gruppo internazionale di ricercatori coordinati da un professore di immunologia dell'Università del Birmingham. Il Prozac, famoso antidepressivo usato da milioni di persone in tutto il mondo, sarebbe responsabile della crescita del tumore al cervello. La molecola che costituisce il suo principale attivo, principio attivo, infatti, bloccherebbe la naturale capacità dell'organo di uccidere le cellule tumorali, causando in tal modo una crescita incontrollata delle metastasi. Inoltre, dai dati raccolti dallo studio, nessuna delle persone prese in esame trattata con Prozac aveva già manifestato una particolare predisposizione al tumore. E qual è il problema degli antidepressivi? È che quelle forze che noi abbiamo dentro non sono delle forze astratte, ma sono delle trasformazioni biologiche, fisiologiche che noi abbiamo. Se noi ingurgitiamo delle forze, dei sedativi, che vanno a bloccare quel tipo di forze, soltanto perché quel tipo di forze noi non vogliamo che si esprima o non siamo abbastanza autodisciplinati per esprimersi, non facciamo altro che scatenare tutte quelle reazioni di adattamento che avvengono dentro di noi. Ciò che i cristiani non hanno mai voluto capire, e non capiranno mai perché sono delle grandissime teste, lasciamo perdere il resto, è che se io faccio un'azione nel mondo, non sono il Dio onnipotente che si può permettere il lusso di distruggere Sodoma e Gomorra, ma se io faccio un'azione, nel mondo esistono milioni di enti che reagiscono a quell'azione e cercano i loro adattamenti e la loro sopravvivenza e magari mettono anche in atto delle strategie di reazione. Ma dentro di noi è la stessa cosa. Se io blocco le manifestazioni emotive del cervello, non è che semplicemente blocco qualcosa di astratto che non ha sostanza, ma blocco delle strutture cerebrali, blocco delle cellule, blocco dei collegamenti sinapsici, blocco tutta una serie di reazioni fisiologiche, le quali vanno a costruire degli adattamenti, vanno a costruire tutta una serie di reazioni a quello che io immetto dentro, che portano anche alla distruzione dell'individuo. Cioè, quelle forze che noi abbiamo devono andare verso l'esterno. Il crogiolo dello stregone serve proprio perché quelle forze che noi abbiamo, forze propositive rispetto al mondo, possono essere usate in maniera disciplinata, possono essere usate in maniera funzionale all'individuo, ma mai bloccate.
Perché se quelle forze vengono bloccate, vengono stoppate, sia con medicinali, in questo caso abbiamo l'uso del Prozac, ma sia anche col mettere in ginocchio, sul negarsi le soddisfazioni, negare la nostra progettualità, negare il riconoscere di noi stessi di essere un Dio nel mondo, non facciamo altro che mettere in moto tutte quelle reazioni distruttive dentro di noi. E questo il cristianesimo lo conosce e lo usa per costringere le persone in ginocchio a negare se stesse e la loro forza. Questo è il discorso fondamentale che volevo farvi e che volevo farvi per oggi. E naturalmente a questo discorso, a questi discorsi, se ne aggiungono altri, no? Cioè, si aggiungono per esempio l'imprenditore indagato per pedofilia, sono ossessionato, dovete curarmi. Sì, sarebbe indubbiamente questa persona avrebbe bisogno di un intervento, ma sicuramente avrebbe bisogno di un intervento l'intero sistema sociale, perché non è assolutamente permesso che ci siano dei sistemi educazionali che sono legati a doppio mandato al cattolicesimo, che lavorino per distruggere quello che è il sistema sociale, perché fa comodo alle parrocchie spacciare rovina, costringere la persona in ginocchio, fa comodo alle parrocchie costringere le persone a pregare, cioè distruggere quello che è il sistema sociale per il loro tornaconto. E dopo ci si trova ad avere delle persone malate, delle persone distrutte che vanno a distruggere anche il sistema sociale, e si fa finta che tutto questo scaturisca dal nulla o scaturisca dal niente. Cioè, noi sappiamo che le malattie ai polmoni in gran parte sono dovute al fumo e si fanno le campagne antifumo. Gran parte di quello che sono le malattie del sistema sociale, la distruzione qualitativa del sistema sociale, è dovuta al cristianesimo. E è giusto che ci siano le campagne per fermare questo tipo di attività. Se non c'è la campagna per fermare questo tipo di attività, chiaramente tutto questo aumenterà, cioè la distruzione del sistema sociale tenderà ad aumentare. E questa è la cosa più grave che ci sia. E la stessa cosa vale anche per altre patologie che abbiamo avuto in questi giorni, no? Cioè, praticamente Ludwig, 20 anni, tossicodipendente, uccide i genitori e tenta di strozzare la madre, perché erano invasi da Satana. Padre strangola il figlio di 6 anni, Milano, ucciso nel sonno, ho dovuto punire mia moglie, ripeteva sono un fallito, l'unica cosa buona è il figlio, ed è un altro cattolico. Noi ci troviamo davvero, perché madre uccide il figlio, delirio, vendetta, ossessione, dolore, dietro i delitti, dalla Repubblica del 30 maggio del 2002, lo psichiatra Giancarlo Nivoli, spesso si tratta di donne cresciute in ambienti violenti, oppure hanno sofferto perdita o abbandono, sono tutte cresciute in ambienti cattolici, non c'è nel cattolicesimo, nel cristianesimo la capacità di andare a costruire il futuro, di costruire la propria vita, di aggiungere il proprio modo propositivo di affrontare la propria quotidianità. C'è quel vuoto assoluto, quel vuoto ossessivo, quel vuoto distruttivo nelle persone che porta le persone ad essere costrette in ginocchio. Però le forze che stanno dentro le persone chiedono di essere espresse. Ebbene, tutto questo noi lo dobbiamo al cristianesimo. E non è una cosa da poco, cioè non è che stia facendo un discorso anticlericale, perché io non faccio discorsi anticlericali, anche perché gli anticlericali vanno sempre a finire come la suora di Messina, no? Donna sindaco comunista diventa suora, Messina si fa suora a 60 anni, una vedova ex sindaco comunista. In realtà i clericali non sono altro che dei clericali mancati, insomma, né più né meno. È il discorso che vi facevo prima, no? Date delle preposizioni, date degli a priori, dei concetti a prioristici, c'è chi li riafferma e c'è invece chi li confuta. Confutare un concetto a prioristico non significa costruire qualcosa di diverso, significa semplicemente confutare un concetto, punto e basta. Il problema grosso invece è che bisogna riconoscere che quello che è il cristianesimo è una pura e semplice invenzione politica, chiamiamola così, che serve
per distruggere la capacità degli uomini di costruire loro stessi e di proiettare loro stessi nell'infinito. Secondo gli archeologi israeliani, la Bibbia è pura e semplice propaganda. Dal Gazzettino, 10 giugno 2002. Abramo, i patriarchi, la fuga d'Egitto, uno splendido esempio di invenzione propagandistica per fini politici. Non è una battuta revisionista di un antisemita, ma la tesi sostenuta da due rispettati archeologi israeliani, un libro appena tradotto in Francia. Israel Finkelstein, professore dell'Università di Tel Aviv, e il suo collaboratore Neil Hauser Silberman sono gli autori di La Bibbia svelata, pubblicato un anno fa a New York e accolto con più vivo interesse in Israele. Il libro, cui Le Monde ha dedicato un'intera pagina, passa in rassegna alcuni punti chiave della storia dell'antico Israele. Dai patriarchi fino alla schiavitù e alla fuga d'Egitto, sostenendo che non esiste alcuna prova scientifica che confermi il racconto biblico della fuga in Egitto. In realtà, che la Bibbia fosse una truffa, lo è una truffa. Ma se come me, apprendisti stregoni e come stregoni, abbiamo dovuto andare a vedercelo, muovendoci proprio nel mondo del tempo e verificando che non esiste nessun Dio creatore, cioè che il Dio creatore era pura un'invenzione di puramente fantasia, fantastica. Tanto per mettere in ginocchio le persone, tanto per stuprare le persone. Abbiamo dovuto andare a vedercelo. Abbiamo passato generazioni di stregoni per riuscire a risolvere questo enigma. Proprio per riuscire a capire che era una pura e semplice truffa. E si stava discutendo da centinaia di anni su una pura e semplice truffa. È una cosa allucinante. Eppure abbiamo perso generazioni e generazioni di stregoneria per riuscire a svelare questo. Ma il problema più grosso non è il fatto che noi come apprendisti di stregoni riusciamo a comprendere questo perché andiamo a vedercelo. Il problema più importante è riuscire a trasmettere le cognizioni nel mondo della ragione, nel mondo del quotidiano. E purtroppo per riuscire a fare questo c'è soltanto l'archeologia, c'è soltanto la ricerca scientifica e c'è soltanto la ricerca delle prove. E quando si prova che la costruzione delle piramidi in Egitto non è assolutamente avvenuta per l'effetto degli schiavi, ma è avvenuta proprio per lavoro stipendiato pagato e anche bene per quei tempi, non potevano esserci 600.000 schiavi ebrei, non poteva esserci tutto quello che è stato raccontato in giro, eppure semplice propaganda per distruggere gli uomini, per costringerli ad essere in ginocchio, per cui non esiste nessun Dio padrone, non esiste nessun Gesù di Nazareth, non esiste, ce n'è un altro in Russia anche che si spaccia per Gesù di Nazareth, ce ne sono migliaia in giro di matti di fuori di testa, a migliaia, un altro, la rivista Nexus si è sputtanata quando ha avallato un altro Gesù in Africa, cioè tutte puttanate. Sai Baba stesso era un altro Gesù che si spacciava per un altro Gesù di Nazareth, cioè di questa gente ce n'è sempre stata nella storia a centinaia. E però prima che arrivassero i campi di sterminio, perché vi ricordo che il cristianesimo e costruzione dei campi di sterminio venivano riassorbiti da quello che era la vita degli uomini in Africa, per esempio. Gli schizofrenici sono importanti per la tribù perché portano un collegamento fra gli uomini, gli spiriti fra gli uomini e i mondi della percezione alterata, per cui sono un patrimonio del sistema sociale. Quando arrivarono i cristiani e cominciarono a dire quello sei indemoniato, hanno cominciato a fare i disastri, perché vi ricordo che la più grande organizzazione terroristica che esiste nel mondo sono i missionari cristiani, che hanno il compito di distruggere, saccheggiare e annientare i popoli. E peggio di loro, oltre, e la parte peggiore di loro sono anche i laici, cioè i missionari laici cristiani, cioè sono veramente assassini, criminali, mafiosi, delinquenti, usate pure tutta la terminologia possibile, hanno sulla coscienza il genocidio di milioni e milioni e milioni di persone. Un disprezzo per la vita, disprezzo per la gente, razzismo in maniera più bieca. Ci sono qui
Qui a Padova c'è un'organizzazione veramente di criminali assassini, delinquenti, cioè non esiste nessun rispetto per la vita, non esiste nessun rispetto per gli uomini, nessun rispetto per i sistemi sociali. I missionari cristiani addestrano il banditismo peggiore, tutti i generali che hanno tentato i colpi di Stato in giro per l'Africa sono stati tutti addestrati dai missionari, tutti, e tutti hanno agito identificandosi col Dio padrone e ritenendosi in diritto di distruggere i sistemi sociali, tutti, sistematicamente, e sistematicamente tutti questi macellai hanno fatto comodo ai missionari, perché così potevano aumentare la miseria e i missionari potevano aumentare il loro potere in Africa. Vi ricordo che fra poco c'è la firma del modello 740, per favore non firmate per la Chiesa Cattolica, non firmate per nessun sistema religioso, firmate soltanto per lo Stato, cioè non finanziate gli assassini. E vediamo un'altra cosa ancora, passiamo invece all'ultimo discorso prima di dare il via alle telefonate, vi ricordo un'altra cosina, i cattolici stanno entrando in internet. I cattolici hanno scoperto che internet è una bellissima fonte di propaganda e hanno organizzato qualcosa come 6.000 siti cattolici, cioè in internet ci sono qualcosa come 6.000 siti cattolici. Il problema è che un discorso è il mezzo e un altro discorso è il pensiero, le passioni, le cose che metti nel mezzo. Puoi avere anche 600.000 siti cattolici, ma se non li riempi di contenuto, se l'unico contenuto che gli metti dentro è quello di costringere bambini in ginocchio, puoi averne anche 600 milioni, non cambia assolutamente niente, è solo una questione di schermo, di vetrina, però è solo vuoto. Comunque ne hanno organizzati 6.000, tanto per farvi comprendere cosa c'è in internet di cattolicesimo. L'ultimo discorso che voglio fare è proprio relativo invece a quello che è la pederastia americana. Sicuramente Francesco vi parlerà lungamente di questo, anche perché è un argomento che ormai sta diventando sempre più pesante, specialmente per i cristiani. Ma io volevo accennarvi due o tre cose un po' particolari, vediamo un po' se riesco a rintracciarle anche così a mano, che perché non è così semplice beccarle subito al volo. Dove diavolo siamo fermati? Allora, la cosa che volevo un'altra cosetta ancora che volevo accennare prima ancora di quello, vi ricordo che in Svizzera l'aborto ha avuto una maggioranza netta per la depenalizzazione. I vescovi si erano schierati pesantemente addirittura a favore di quel referendum che proponeva un indurimento della legge sull'aborto, mentre invece l'altro referendum collaterale era quello che espandeva la legge sull'aborto. Bene, i vescovi hanno preso una bella mazziata sui denti da quegli assassini criminali che sono, perché cosa volevano i vescovi? Volevano bestiame umano da comprare e da vendere. Questo è l'obiettivo che vogliono i cattolici, questa è la loro guerra che fanno all'aborto. Loro hanno bisogno di bestiame da comprare e da vendere. Naturalmente ormai il discorso si sta capendo qual è, e in Svizzera hanno preso una bella mazziata sui denti, perché effettivamente la gente ha deciso di ampliare quelle che sono le possibilità di aborto. Io li amplierei ancora di più, perché se qualcuno vuole non abortire, cioè se qualcuno vuole che ci siano i meno aborti, è bene che costruisca delle buone condizioni di vita affinché le persone non siano costrette ad abortire. Vi ricordo che la legge 194 sull'aborto in Italia ha subito tutta una serie di sabotaggi a opera delle mafie del Vaticano per impedire a tutta quella parte che era prevenzione di essere applicata sul territorio. Nonostante l'attività mafiosa di tutti i preti e di tutti i cristiani contro quella legge, che hanno fatto qualcosa come del terrorismo
a manico rispetto alle persone che stavano abortendo. Ebbene, nonostante tutto questo, il numero di aborti in Italia è crollato al livello più basso che si potesse immaginare prima dell'approvazione della legge, nonostante tutta la guerra mafiosa fatta da Wojtyla e dalla sua banda di assassini per costringere le donne a vivere nell'ignoranza, le persone a vivere nell'ignoranza e poter costringerle all'aborto, che è un trauma, è effettivamente un trauma. Ebbene, l'unico modo per fermare l'aborto è liberalizzarlo e fare prevenzione e istruzione sul territorio. I missionari cattolici, la banda assassina di Wojtyla, è schierata con i musulmani proprio per impedire la diffusione dei preservativi e la diffusione dei contraccettivi sia in Africa sia in qualsiasi parte del mondo. La mafia cattolica di Wojtyla è responsabile per con questo di strage e genocidio che sta perpetuando in Africa, e con i missionari vende letteralmente, cioè i missionari comprano le adesioni a questa politica di morte. Risultato: ci sono dei paesi completamente distrutti da questa attività. Allora, per quanto riguarda ancora la pedofilia, USA, oltre 200 preti sospesi per l'accusa di pedofilia, ma i casi in 40 anni sono di più di 800 preti scoperti, 800 preti accusati di pedofilia negli Stati Uniti. Australia, bufera sui preti pedofili, lettera di scusa dei vescovi. Un'altra ancora, dal 10/6/2001 del Gazzettino, in USA 850 preti accusati di pedofilia. Bene, davanti a tutto questo c'è un tale vescovo di, vediamo un attimo, vescovo, no, il cardinale Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, vescovo di Tegucigalpa dell'Honduras, in un'intervista dichiara che Ted Turner, il magnate della stampa USA, come Nerone, Hitler e Stalin, la CNN con il Washington Post, il New York Times e il Boston Globe sono tutti alleati contro la Chiesa Cattolica per punirla in seguito al suo impegno a favore dei diritti dei più deboli. In realtà questo personaggio, questo arcivescovo di Tegucigalpa, tenta di coprire la sua attività di stupratore di bambini accusando questi di attaccare la Chiesa perché la Chiesa fa opera buona. Ma si può essere più vermi, più vigliacchi, più farabutti di questo? Anziché accusare i suoi colleghi di stuprare bambini, se non l'ha fatto lui stesso o i suoi subalterni, viene a raccontare le puttanate. Questo modo di agire comunque è proprio sia dei gesuiti sia dell'Opus Dei, fa parte delle loro istruzioni sul come agire nei confronti dell'esterno. Cioè, tu non mi attacchi a me perché io ho fatto un reato, tu mi attacchi a me perché tu sei malvagio. Vi ricorda qualcosa nei Vangeli questo? Provatevi un po' a ricordarvi da chi proviene questa tecnica. E poi provate a pensare cosa comporta nel sistema sociale l'applicazione di questa tecnica. Se venisse accolta dalle istituzioni, cioè se le istituzioni, che l'hanno sempre accolta nel corso dei secoli, soltanto negli ultimi 10 anni che le cose sono cambiate in maniera radicale, significa che nessuna persona che ha subito ingiustizia può pensare di avere giustizia. Cioè, ammettiamo che io abbia ucciso 10 persone, per cui sono un malvagio, un perverso, uno che ha fatto reati. Vengo derubato da un prete. Ebbene, accuso il prete di avermi derubato e il prete viene a dirmi a me: ma cosa vuoi tu che sei malvagio? Cioè, se io ho ammazzato 10 persone, pago il reato per aver ammazzato 10 persone. Ma se tu hai derubato me, hai comunque fatto un reato di furto, sei un pezzo di merda, comunque. Io mi pago il mio reato, ma tu devi pagare il tuo reato. Invece i cristiani pensano che una persona che ha commesso qualcosa non abbia nessun diritto. Ed è la stessa ottica sociale che viene proiettata dal loro Dio padrone.
la stessa identica ottica perversa. Voi pensate che in queste condizioni esistono le persone all'interno del nostro sistema sociale che vengono private dei loro diritti oppure dei loro dei doveri delle istituzioni rispetto a loro. Quest'ottica è micidiale, veramente micidiale. Ebbene, l'hanno sempre usata e fa parte proprio del patrimonio d'uso dei gesuiti, perché proviene proprio dai Vangeli, cioè è proprio il pazzo di Nazareth che la indica questa. L'altro discorso è la pedofilia rende ricchi gli avvocati. Cos'è che è successo? È successo praticamente il sistema giuridico americano funziona al 50%, cioè l'avvocato prende la denuncia del cliente, verifica se la denuncia è fattibile e porta avanti la denuncia in tribunale per risarcimento danni per i danni subiti. Se l'avvocato vince la causa, prende il 50% del risarcimento che ha il cliente. Se l'avvocato perde la causa, il cliente non gli deve niente all'avvocato. Pertanto, essendosi aperta la possibilità di denunciare il Vaticano, cioè di denunciare la Chiesa Cattolica per avere un risarcimento danni per le molestie sessuali subite, essendo diventato il reato riconosciuto, cioè la pratica dei cattolici, una pratica sistematica all'interno del sistema sociale, avendo rovinato migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, le centinaia di migliaia di persone hanno pensato bene di rivalersi. Risultato, sembra che gli avvocati siano subissati di accuse, sono subissati di accuse e stanno partendo qualcosa come centinaia e centinaia di denunce nei confronti dei cattolici. Questo è il discorso, cioè fra poco noi assisteremo a centinaia e centinaia di denunce, tant'è che il Vaticano sta rischiando la bancarotta. Pertanto non firmate per l'8 per 1000 per il Vaticano, perché con quell'8 per 1000 andranno a spagare le persone che hanno stuprato e continueranno a mantenersi il diritto di stuprare persone. Ricordatelo bene questo. Ora, io do il via alle telefonate e fra poco chiudo la trasmissione di magia, stregoneria paganesimo, 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao. Allora, vi ricordo una cosa, che il dibattito è stato trasferito a giovedì 27 giugno. Pronto? Ciao Luca di Vicenza. Ciao, dimmi. Sto seguendo con molto interesse. Io faccio parte di quelle persone che sono private dei propri diritti dai cattolici, dai cristiani, dai musulmani, omosessuali. C'è stato il Pride a Padova, abbiamo visto i cristiani, i musulmani come ci hanno accolti, addirittura ci hanno tenuto fuori dalle porte del comune, non volevano farci sfilare, non volevano che dicessimo i nostri diritti. E più stanno facendo un'altra opera schifosa, in quanto tendono a mischiare la pedofilia con l'omosessualità, cioè non dicono, sono ancora peggio dei musulmani, che i musulmani almeno dicono perché c'è scritto nel Corano, loro cercano degli appigli che non esistono, praticamente cercano di dire falsità, mischiare le cose, non hanno il coraggio di dire facciamo così perché lo dice il Papa. Io volevo dire solo questo, comunque la manifestazione è riuscita e speriamo di ottenere qualcosa. Ciao. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. A proposito di quello che denunciavi un momento fa, cioè che normalmente un religioso, se tu lo denunci per crimini che commette, no? Perché la pedofilia per esempio è un crimine secondo me, lui ti dice ma... tu sei un essere malvagio, tu che pecchi vieni a... È Gesù di Nazareth, no? Come osate voi malvagi come sì, siete? Sì, 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 no, sai perché ho voluto sottolineare questo? Perché questo è stato proprio quello che, anzi, visto che quelli che ti telefonano dicono che sei uno scemo, a me, io lo posso giurare, guarda, sulla mia testa, mi è successo dentro un confessionale a Monteberico, che è stata l'ultima volta che io ho messo piede dentro un confessionale, quando ho detto al prete confessore, guardi, ho detto che sono rimasto molto male in questi giorni a sentire che gira una sentenza del Tribunale di Vicenza che accusa il prete di Ligera di pedofilia. Mi ha aggredito, no con le mani, neanche coi piedi, ma
con una guarda feroce verbale mi ha aggredito e mi ha detto: come mi permetto io, dentro un confessionale, davanti a un crocifisso, eccetera, a parlare male di un prete? Ovvio. Quindi quello che hai detto è la pura e sacrosanta verità che è successa a me. E ho detto io dentro un confessionale, io volevo solo che questo prete almeno condividesse con me, non so, io stavo male, perché insomma in quel periodo io ero un cattolico praticante, volevo che almeno condividesse con me e dire: beh, guarda, allarghiamo un po' le braccia, sai, capitano queste cose, non dovrebbero succedere. Ma quello che invece mi ha sorpreso è stato come mi ha aggredito verbalmente e mi ha detto: come mi permetto io, che sono un peccatore? Infatti ero un peccatore, perché se vado a confessarmi sono un peccatore, no? E allora ho detto: beh, qua c'è qualcosa che puzza e questo non mi va, no? E come mi permetto io a dire delle cose gravi verso insomma un prete, un sacerdote? Ho toccato la chiesa gerarchica, hai capito? Ecco, e da allora ho cominciato a ragionare con la mia testa e ho visto che insomma i passi che ho fatto, spero che mi abbiano portato un po' di serenità, perché veramente ne avevo bisogno. Poi un'altra cosa, quando tu dici che non bisogna sopprimere la pulsione vitale che abbiamo dentro, oppure le necessità o i, come li chiami tu? Sì, bisogni, i bisogni, sì. Eccetera. Sai che questa, per esempio, per il cattolico è completamente, loro ne hanno fatta una teoria completamente alla rovescia, cioè sì. Tu più reprimi te stesso, più reprimi i tuoi impulsi e più ti senti uomo virtuoso. Sì. Ecco, volevo proprio che tu dicessi una parola in questo, cioè questo presentare la virtù, cioè tu diventi valido, tu diventi buono come persona, diventi, solo se sopprimi, certo, tutti i tuoi istinti se interiori. Se tu distruggi te stesso diventi una buona bestia del Grece. Ecco, loro lo hanno rovesciato, certo. I cristiani, non è la distruzione che ottieni reprimendo tutti i tuoi impulsi, ma è la liberazione, sì, da tutti i tuoi impulsi. Certo. Ecco, tutto qua, ciao. Ciao, buona giornata. Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Vuol dire che anche a me ho avuto esperienza col prete, perché sta che un mio fratello gli dà fiducia al prete e ora il prete gli ha detto: mi so paron, dirigo la baracca. Allora mi ha detto: mi non posso mia darti la mia vita in mano perché ti aggrada mio fratello, mi non c'entro per niente. Allora si è scatenato molto, molto gente, bisognava che fosse interdito mio padre, perché sennò i passava tutti amati, perché gli voleva esaltare quello che aveva ceduto, mi dovevo spartire la mia gavetta, dovevo spartire il mio sacrificio, la mia vita, perché il prete che aveva comandato, adesso è il discorso di pedofili americani, è il discorso compagni per poco, perché i poveretti paga sempre, indiani paga sempre. Se per caso gli porta via le donne perché gli fa comprare dei fiori, o chi si sposa gli scappi americani, le donne indiane, le razze indiane senza niente, per chi faccia cultura del sesso, che faccia cultura tambara, vuol dire tambara, gli viene accusato di pedofilia. E ora cosa fa? Gli mette in prigione lui? E neanche fa giustizia per le donne. Vale. Dunque il discorso è che parla sempre i poveretti, altro che preti, giustizia, che il discorso è che quando si ha la passione del calcio, una roba altra, il discorso è che mio, non ho mai avuto passione, perché siamo stati impegnati, io chi sta lavorando anche lui, come che lavoro mi? Vale. Allora impara via da lui che viene. Ciao Alessandro, lo devo uscire. Ciao. Allora chiudo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, dico due paroline solo per quanto riguarda il discorso del gay pride affatto, cioè noi riconosciamo che tutte le persone hanno gli stessi diritti, a noi non ci interessa le discriminazioni sessuali, le discriminazioni razziali, le discriminazioni per nazionalità, le discriminazioni tipo religioso eccetera, noi proprio le neghiamo in maniera più assoluta e categorica, pertanto noi auguriamo che queste cose vengano a finire. Purtroppo una delle cose che sento è che gli omosessuali vogliono il riconoscimento della Chiesa Cattolica, cioè pretendere il riconoscimento da chi adora il macellaio Sodoma e Gomorra soltanto perché non faceva sesso come voleva lui, mi sembra un po' assurdo, però sono problemi loro e giustamente li affrontano come possono. Non rispondo più alle telefonate.
Un'altra cosetta ancora, questa sera vi darò un assaggio del dibattito sull'attenzione che c'è stata l'ultima volta, e pertanto metterò su quello e andrà avanti una mezz'oretta circa, e poi al limite vi parlerò un po' di patologie della madre. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, io ci sarò ancora giovedì prossimo, e vi ricordo che il prossimo dibattito è per giovedì 27 giugno alle ore 20:15, dalle 20:15 alle 20:40, via Montello 66 Malostica. Parto subito con la pubblicità, non do neanche il via al niente. Ciao ancora.